È crollato senza dare un segnale e solo per un caso non è finito sopra le auto in sosta o peggio su qualche passante. È uno dei pini marittimi di Via Battisti che nel pomeriggio di oggi si è abbattuto contro l'ex archivio notarile, peraltro chiuso da molto tempo. Un colpo secco probabilmente legato, come si vede, dalla fragile situazione delle radici, che non può non far impensierire chi utilizza quotidianamente questa strada. Alberi che potrebbero avere la stessa fragilità, appesantiti dalla chioma non più diradata da tempo. Una situazione conosciuta da Casugana, che più volte negli anni scorsi era intervenuta con Treviso Servizi. Ora, per spostare il pesante fusto, sono intervenuti i vigili del fuoco, sperando che a breve, dopo questo segnale, qualcuno verifichi lo stato di tutto il viale, caduto di fatto nel dimenticatoio dopo lo spostamento della provincia al Sant'Artemio. Lavori che non vengono fatti e lavori che invece procedono più che spediti, trasformando Treviso in un grande cantiere. Da Piazza Rinaldi, dove dei grandi cerchi segnano dove verranno piantumate nuove alberature, ai cartellini dei ritrovamenti storici sotto Piazzetta Battuti, ogni area recintata racconta le trasformazioni della città. Dentro e fuori mura, considerando la dibattutissima pista ciclabile di Viale Montegrappa e le fognature di Via San Pelaio. Il consiglio per tutti, visti i cantieri e le deviazioni, è di armarsi di santa pazienza, soprattutto nei giorni di mercato e quando pioverà, momenti davvero difficili per il traffico cittadino. In particolare da settembre in poi, anche se dal comune rassicurano che per quella data sarà tutto a posto, anche per i pini di Via Battisti, speriamo.